GD, la vittoria del sì al referendum per il contratto integrativo divide i lavoratori, molti i contrari alla flessibilità oraria. Trenitalia presenta i nuovi convogli per il trasporto regionale, in arrivo 86 nuovi treni. Arriva Frida, la app che mappa la sicurezza della città. Partita dalla Montagnola, la sperimentazione. Domenica pomeriggio il derby emiliano, tutto esaurito allo stadio Dall'Ara. Una serie di incontri per scoprire la passione per il giallo di Antonio Gramsci. Ai nostri microfoni Carlo Lucarelli. Benvenuti al telegiornale di Incronaca. L'accordo tra l'azienda GD del gruppo Coesia e i suoi lavoratori passa per soli 27 voti. Le 8 ore da distribuire all'interno della giornata sono state uno dei punti di maggiore disaccordo tra i dipendenti. Il servizio di Rita Parrella. Passa con poco più della metà dei voti l'atteso accordo tra la GD, azienda metalmeccanica bolognese, e i lavoratori. Il contratto integrativo firmato da CGL, CISL e UIL prevede, tra i vari punti, anche la dibattuta introduzione degli orari flessibili. Secondo gli operai del sindacato USB, questo comporterebbe il rischio di un'apertura a 24 ore su 24 dell'impresa. Diversa l'opinione del coordinatore FIOM per GD, Fabrizio Torri. Un lavoratore non sarà obbligato a entrare nel nuovo sistema, cioè può mantenere il vecchio sistema. Quindi noi avremo presumibilmente negli anni un doppio regime di orario, cioè quello tradizionale, attuale e in forma volontaria su scelta individuale del lavoratore, magari qualcuno che entra nel nuovo, poi nell'anno, nel tempo, quindi a distanza di anni presumibilmente, quando si saranno consolidate delle maggioranze di persone che aderiscono a un certo tipo di orario per reparti operare, ecco che a quel punto, davanti a una maggioranza, come succede in democrazia, l'orario diventerà uno. Ma mai avremmo firmato un qualcosa che poteva dare adito a peggioramenti. Per 3 giorni Piazza Maggiore ha ospitato pop e rock, i nuovi modelli dei convogli regionali firmati Trenitalia. Presente all'evento anche il ministro Graziano Del Rio. Silvia Luccianti. Il trasporto ferroviario dell'Emilia-Romagna si rinnova. Entro maggio 2019, 86 vecchi convogli saranno sostituiti dai treni Rock e Pop, due nuovi modelli presentati martedì mattina in Piazza Maggiore davanti al ministro dei trasporti Graziano Del Rio. Io credo che abbiamo sanato col presidente Renzi e col presidente Gentiloni un'anomalia tutta italiana. Cioè lo Stato non ha mai messo soldi per il rinnovo del parco mezzi rotabile, che fosse gomma o fosse ferro. Noi abbiamo messo a disposizione adesso quasi 7 miliardi di euro per rinnovare il trasporto, il materiale rotabile del trasporto ferroviario. L'obiettivo è quello di sostituire il 70% dei treni regionali entro il 2021. Secondo il ministro, una grossa opportunità per lo sviluppo industriale e per l'occupazione. Pop e rock avranno più spazio per le biciclette, corridoi più larghi e saranno più silenziosi e veloci. In Emilia-Romagna arriverà un'anzianità media dei treni inferiore ai 5 anni, che è un benchmark europeo assoluto, ci troveremo meglio dalla Germania. A Bologna arriva Frida, una app che consente alle donne di indicare il grado di pericolosità delle zone della città. Ieri dal Parco della Montagnola è partita la prima mappatura delle strade, il servizio di Imma Baccelliere. Dopo Torino, sbarca nel capoluogo emiliano Frida, l'applicazione che individua le strade più pericolose della città grazie al contributo delle donne che descrivono il grado di sicurezza in base a parametri come l'illuminazione o eventuali molestie verbali. La sperimentazione è partita ieri pomeriggio dal Parco della Montagnola. Bologna Frida Mapping è l'edizione bolognese dei Frida Mapping, che sono le nostre mappature urbane di genere insieme alle donne, e racconteremo come le donne vivono le strade della città attraverso la nostra app. E l'idea è quella di condividere con altre donne questo tipo di informazioni per far sapere a chi non conosce quella città come spostarsi in quella città, come è meglio muoversi in quella città. Ho da subito aderito quando appunto ci è stato presentato questo progetto, perché ci consente di dare uno sguardo sulla città sentendo quello che le donne ne pensano. Torna Bologna Awards, la 2 giorni dedicata alla sostenibilità agroalimentare, con l'obiettivo di ottimizzare la distribuzione del cibo e vincere la fame nei paesi in via di sviluppo. Vittorio Russo. Anteprima del World Food Day 2017, sabato 14 e domenica 15 ottobre si celebrerà a Bologna il Premio Internazionale per la Sostenibilità Agroalimentare.
un'iniziativa per sostenere la ricerca scientifica e promuovere la cultura dell'educazione alimentare. A vincere il premio quest'anno Matteo Dell'Acqua, ricercatore della Scuola Sant'Anna di Pisa, che insieme a un'equipe di agricoltori etiopi ha elaborato un progetto sulla ricerca genomica. Bologna è una città del cibo e non solo, e però questa iniziativa che è nata durante Expo vuole portare al centro, diciamo, del nostro mondo alimentare le buone pratiche. All'interno della due giorni l'evento di Pixel Arte e Solidarietà in the Name of Africa, simbolo del progetto Be Happy, pensato per sostenere l'apicoltura in Etiopia, Kenya e Mozambico. Organizzato da Cefa Onlus, si terrà sabato in Piazza Maggiore. L'ape che ci ha disegnato Francesco Tuglialtan, che è il simbolo della giornata. Per vincere la fame aiutiamo le api. Abbiamo inoltre sentito l'assessore all'agricoltura dell'Emilia-Romagna, Simona Caselli. Progetti che sono volti fondamentalmente a risparmiare acqua il più possibile, a utilizzare delle tecniche culturali che arricchiscono il suolo di sostanza organica, a diffondere il biologico. Derby tutto emiliano per l'ottava giornata di campionato. Il Bologna affronterà la SPAL a 50 anni dall'ultimo incontro in Serie A. Il servizio di Giampaolo Cattaneo Sala. Domenica alle 15 in programma Bologna-SPAL. C'è area di derby in città, specialmente tra le vecchie generazioni. Per i più giovani, le rivalità regionali più sentite sono quelle con Sassuolo e Carpi. Così non è, invece, per chi ha visto giocare Bulgarelli. È sentito parecchio, anche specialmente da noi anziani, ecco, dalle persone che hanno una certa età. È una partita che io spero, essendo tifoso del Bologna, che vinca il Bologna. Però, sa, sono quelle partite che non possono avere anche tre risultati, ecco. Le due squadre non si affrontano in Serie A dal campionato 67-68, vista anche la prolungata assenza degli estensi dalla massima serie. L'entusiasmo è alle stelle, come dimostra il tutto esaurito previsto per domenica al Dall'Ara. I tifosi rossoblù sembrano fiduciosi. Penso 2-1, dai. Favorito il Bologna. Risultato pochi gol, 1-0 Bologna. Pronostico, beh, direi che il Bologna in questo momento sta andando bene. Se venisse fuori un pareggio non mi dispiacerebbe. Sulla partita di domenica si è espresso anche il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon, che in occasione dell'inaugurazione del nuovo campo sintetico a Casteldebole ha invitato i suoi a non abbassare la guardia. Si può migliorare, se no pensando di essere già a metà di strada o addirittura di essere già proiettati su scenari ancora futuristici, forse non è la strada migliore. L'avversario è carico a mille e sente tanto questa partita, è una difficoltà in più. Si alza il sipario su Gramsci in giallo, una serie di incontri per scoprire la passione per il genere attraverso gli scritti del grande filosofo e politico. Ce ne parla Alberto De Pasquale. Padre Brown batte Sherlock Holmes in pieno. Parola di Antonio Gramsci. A 80 anni dalla morte, la rassegna Gramsci in giallo porta alla luce la passione del politico e filosofo per il genere letterario. In tre incontri del 16, 23 e 30 ottobre all'oratorio San Filippo Neri si discuterà del passato e del presente del giallo, con letture tratte dai quaderni e dalle lettere dal carcere. Ci saranno interventi di scrittori ed esperti, tra i quali Carlo Lucarelli, che ai nostri microfoni ha parlato dei pregiudizi storici nei confronti del giallo in Italia. C'era Savigno che scriveva: impossibile ambientare un giallo in Italia perché noi non abbiamo quelle atmosfere fumose, quei criminali, quei cattivi. Noi abbiamo le nostre piazze, diceva, rinnettate dal sole con i commendatori con la pancia. Nel corso della rassegna verrà anche proiettata una video intervista di Carlo Lucarelli ad Andrea Camilleri. Beh, parliamo di giallo, ci ritroviamo a parlare di giallo perché veniamo considerati esponenti di due sfumature diverse. Lui del giallo classico, io del noir. Invece alla fine credo che scopriamo che la vediamo abbastanza nello stesso modo. Termina qui questa edizione. Un saluto dalla redazione di In Cronaca.